to find the gentleman. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, no. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can go back, please enjoy your party, I'll be here. I capelli gonfi e crespi. Ho i pori dilatati. Ho le unghie rovinate. Me ne pento? Sì, lo rifarei, probabile. Ho sentito cose belle su di te. Sono serio? Strano. Sono uno stronzo. Se voglio spingere, spicco. Andiamo! Odio le porte! Who say stop? There's four niggas walking up and it's just me. Now it's just three. Now it's just two. Now it's just me. A bunda dela bate, 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 bate. Meu grave faz. Desde que tu te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. I'm James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. Stomaco, dammi l'insetticida. Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita. Voglio ridere come non avessi mai pianto. Voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong. There is nothing to explain. Black Barbie, pretty face, perfect body, pink seats in a Rari. Always fuck them like I'm sorry. Who the fuck is gon' protect her if I really got a checker? Peter Piper, pick the pepper. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Quale personaggio della serie TV The Vampire Diaries sareste in base al vostro segno zodiacale? Damon è sicuramente Scorpione, è un personaggio tenace e vendicativo. Ricordiamoci che appena viene trasformato in vampiro, lui giura al fratello gli avrebbe fatto vivere una vita d'inferno. E così fa per qualche secolo, quindi mai far arrabbiare Damon, ragazzi. Assolutamente no. Comunque un ragazzo sicuramente anche molto passionale e gnocco. Bravi.
bravi i genitori. Stefan è sicuramente gemelli, lo dice Carola nel primo episodio. Infatti diciamo anche molto più socievole rispetto al fratello. Dall'altra parte nasconde la classica duplicità dei gemelli, diciamo nel suo caso un po' too much perché diventa lo squartatore. E quindi insomma nasconde questa duplicità. Dall'altro lato diciamo che anche lui è un grande gnocco e soprattutto ha una vita di stenti perché il fratello gli frega la ragazza. Cioè, ma povero Stefan. Weren't you the one who tried to hurt me with the bat? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Cose da non dire mai ad ogni segno zodiacale. Ariete, non sei mai puntuale. L'ariete è un segno molto dinamico che fa mille cose durante la giornata e farglielo notare potrebbe scatenare la sua rabbia. Toro, ti ho tradito. Il toro è un segno fedelissimo e di sicuro dirgli che lo hai tradito lo potrebbe far impazzire. Gemelli, non sei simpatico. I gemelli sono schietti, estroversi e solari e sentirsi dire che non sono simpatici potrebbe farli sentire disprezzati. Cancro, non ti amo più. Il cancro è un segno molto romantico e quando incontrano l'amore si sentono realizzati, per cui dirgli quella frase è davvero una batosta per loro. Leone, hai fallito. Il leone è un segno molto egocentrico e sicuro di sé e sentirsi dire quella frase potrebbe farlo rimanere male, ma potrebbe anche spronarlo. Capricorno, mi presti 50 euro? Il capricorno è un segno molto attento alle spese. Vergine, devi arrangiarti. La Vergine è un segno pratico e molto razionale e non bisognerebbe mai dirgli quella frase. Like per parte 2.